43, buona domenica, presto. E Beta 1, avanti. Sì, salve, ciao. Questa è Italia Zulu 1 Golf Charlie November. Italia Zulu 1 Golf Charlie November. Nome dell'operatore Roberto. IK1 X-Ray Papa Papa IZ1 Golf Charlie November. Sì, ciao, buongiorno Roberto. Come collega alle 9:59, tiro 59. 59 in due documenti. 35 extra i papa, due documenti, 35 extra i papa, sono in attivazione stata, con referenza India Papa Mike, 154, 154 Monte Trevo, cambio. Sì, QSL, io ti passo un rapporto di 5-7 reale in Juliet November 34 Whiskey Quebec. E la località è Cherasco, io sono in una frazione vicino alla città di Bra, in sostanza limitrofo alla città di Bra. Ok, QSL, grazie per il collegamento, per la referenza SOTA. In particolare io stavo provando e giocando con un 9007 e ti chiedo se il 59 è reale oppure era il 59 di dovere legato al, diciamo, all'attività radio da un punto di vista generico. Le condizioni di antenna in questo momento non sono ottimali, nel senso che sto utilizzando semplicemente una X300 della Diamond posta sul tetto dell'abitazione e la potenza che sto utilizzando è circa il 50% di quella che può erogare l'apparecchiatura radio. Quindi siamo intorno ai 50 watt teorici, in realtà sono 30-35 modulati, ecco, grosso modo. Perfetto, ti riascolto ancora Daniele, poi ti lascio alla tua attività e alle tue chiamate. IK1 X-Ray Papa Papa, Italia Zulu 1 Golf Charlie November. Sì, benissimo. Arrivo. Okay. No, 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 59 è reale. Ho girato okay. L'antenna nella tua direzione, non avevo dubbi che potesse arrivare forte, quindi vuol dire che il tuo 9007 funziona veramente bene. Tieni conto che io sono polarizzato orizzontale, quindi c'è una leggera differenza, insomma. Quindi in questa posizione qua hai un 59 reale, la modulazione è ottima e perfettamente comprensibile. Condizione di lavoro effettiva 817, 5 watt e l'antenna è una 4 elementi autocostruita in versione di K7 Zulu Bravo, smontabile insomma da zainetto del cuscio. Ecco, queste sono le mie condizioni di lavoro. I Z1 GTN e i K1 XTP. Ok, perfetto Daniele, adesso che hai ruotato l'antenna sei anche aumentato te di segnale, 5,9, 9,10, insomma diciamo 5,9 pieno come segnale. Molto bene, col tuo permesso io poi lo pubblicherei su YouTube, qui sul mio canale, questo video, per cui se poi mi vai a cercare come Z1GCN avrei il piacere di vederlo, però giustamente ti chiedo il permesso prima di pubblicarlo, anche se non c'è nulla di che, però... Buona norma, insomma, ed educazione secondo me è comunque chiedere, va bene. Se mi dai il via lo pubblicherò e in tutti i casi ti riascolto, ti auguro una gradevole giornata, buona attività SOTA a te e a quanti altri eventualmente ti stanno accompagnando in questa avventura domenicale. Da parte mia penso che andrò a mettere i piedi sotto il tavolo. Grazie Daniele, IK1 X-Ray Papa Papa, Italia Zulu 1 Golf Charlie November. Ciao, buona giornata. Sì, Robby, d'accordo, eh? I Z1 GCN e i K1 XTP, sì, nessun problema, eh? Sei autorizzato a mettermi sul video, mi fa piacere, puoi vedere anche. Così. Ah, il tuo ascoltarsi, eh? Con gli occhi della persona che ti ha collegato è sempre un piacere. Benissimo, adesso me lo sono segnato per sul login, sul block notes, così poi vado a cercarti. Perché sono curioso, poi lo salvo sui miei video. Benissimo, ciao Roberto, fare una chiamata all'altra metto un panino in bocca e quindi questo faccio un po' fatica a parlare. Ciao Abby, a presto, buon pranzo e grazie per il collegamento. Il Z1 GCN, il K1 X-Ray, papà. Ciao, grazie a te, buona giornata.